Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Insight. Oggi ragazzi un video importante per parlarvi di colui che sarà molto probabilmente il sostituto di Kessié nella prossima stagione. Prima di cominciare però ragazzi vi chiedo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale di Milan Insider e attivate la campanellina, quella che fa dring dring, per ricevere sempre le notifiche di quando esce un nuovo video. In descrizione invece qui sotto trovate tutti i link dei profili social di Milan Insider, ci trovate dappertutto, ormai lo sapete, YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, dappertutto. Il mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, come ben sappiamo ormai la situazione di Kessié è pressoché delineata. Il Milan continua ad offrire una cifra che negli anni arriverà a un massimo di 6,5. Il giocatore e il procuratore continuano a chiedere 8 milioni, la distanza c'è, è anche ampia e difficilmente, se non ormai discorso chiuso, si arriverà a un incontro, a una soluzione del problema. Quindi probabilmente Kessié l'anno prossimo non giocherà più con il Milan. Il Milan ormai sappiamo come si comporta in tema di rinnovi e ha già cominciato ad apprendere, diciamo, a intraprendere la strada che porta al suo sostituto. Nelle idee della dirigenza c'è un solo giocatore che per caratteristiche, per abbinamento di fisico e di qualità, quantità e qualità, come futurabilità, come peso specifico all'interno di una squadra. E questo giocatore ha un solo nome. Chi è? È Renato Sanchez, il giocatore centrocampista dell'Lille, ex Bayern Monaco. Tutti gli altri eventuali acquisti che verranno effettuati per il reparto del centrocampo saranno giocatori che, ecco, mettiamola così, completeranno il reparto, ma nessuno è considerato il sostituto di Kessié, se non Renato Sanchez. Per dirvi anche il rientro poi di Pobega, il rientro di Adli, che però sappiamo che viene visto più come una riserva di Diaz, anche se può giocare nei due mediani, o altri eventuali acquisti, ripeto, vengono considerati per completare il reparto. Il giocatore che può sostituire, che sì, per caratteristiche, per peso specifico, è solo uno, ed è Renato Sanchez, il quale sarebbe un bel colpo. Lui quando esplode a Benfica lo fa giocando una zona un po' più offensiva e quasi da attaccante esterno, tanto che viene acquistato dal Bayern Monaco, dove però non riesce a sfondare e dopo prestiti qua e là in giro per l'Europa viene comprato da Lille, dove riprende il suo percorso che vede un futuro roseo, un futuro importante per un giocatore che abbiamo avuto modo anche di affrontare l'anno scorso e che sinceramente, soprattutto nella partita a San Siro, aveva destato una grande, grandissima impressione. Veramente aveva fatto un partitone e
Già, ci aveva fatto fantasticare sul fatto che potesse essere un giorno del Milan. I rapporti tra il Milan e il Lille sono buoni, anzi ottimi direi. Basta vedere le ultime trattative che hanno portato a vestire la maglia rossonera Maignan, Leao, ma anche giocatori che hanno fatto il percorso inverso, tipo Diallo. Vista anche la trattativa per Botman, sulla quale nutro grande fiducia, poi da qui a concretizzarsi un altro paio di maniche. I rapporti sono buoni e c'è un altro personaggio che è il grande regista di tutta questa trattativa, che è Jorge Mendes, agente di Renato Sanchez, che ultimamente sta frequentando molto Casa Milan nella dirigenza del Milan per quanto riguarda il rinnovo di Leao. Nell'ottica di un centrocampo Tonali Renato Sanchez, diciamo che la perdita di Kessié sarebbe un po' meno dolorosa. Io lo ammetto, sarò sincero, perdere che sì è un brutto, orrendo colpo, nemmeno paragonabile alle perdite di Donnarumma e Calhanoglu, ma non peraltro perché Calhanoglu è stato, è e rimarrà un mezzo giocatore, niente di che, sei un buon giocatore, ma di certo non da rimpiangere. Il discorso portiere, per quando abbiamo perso uno che probabilmente sarà il portiere più forte dei prossimi anni, però il discorso è sempre legato alla difesa, nel senso se tu metti Donnarumma con la difesa dell'ultima in classifica della Serie D, subirà sempre una marea di gol, per dire. Perdere Kessié invece che nemmeno un centrocampista, è un tuttocampista, giocatore dell'intelligenza tattica fuori dalla norma, è un brutto colpo. Con Renato Sanchez sarebbe un po' meno doloroso, visto che ha tutte le qualità e tutte le caratteristiche per sostituire Kessié. L'unico problema, l'unica grana in un certo senso da risolvere è quella legata alle sue condizioni fisiche, visto che Renato spesso tende a subire infortuni un po' più in maniera un po' più frequente rispetto alla norma, è un po' incline agli infortuni. Ecco, questo è il problema da risolvere. Non che noi abbiamo bisogno di gente che si infortuni spesso, però una volta risolto questo problema, tutto il resto è solo che ben accetto. Nell'ottica di un futuro, un centrocampo Tonali, Renato Sanchez sarebbe una bella coppia. Una bella coppia importante, futuribile. Ripeto, renderebbe meno doloroso la perdita di Kessié. Renato Sanchez che dal suo canto ha ultimamente, forse all'incirca un paio di mesi fa, ha parlato dicendo che ritiene fondamentalmente concluso il suo periodo a Lille, la sua parentesi a Lille, e che è arrivata l'ora di cambiare. Intervista nella quale ha citato anche il Milan, gli è stato chiesto del Milan, squadra di cui Renato ha parlato molto bene, e che sappiamo essere la preferita per una sua eventuale partenza. Quindi le basi ci sono, è un discorso da rimandare a giugno, non a gennaio, però ragazzi, attenzione al nome di Renato Sanchez per il centrocampo futuro del Milan. Io vi ringrazio ragazzi, vi chiedo ancora una volta gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram, il sito internet www.acmilaninside.com. Tornerò
Torneremo presto anche con delle live, con degli ospiti. Stiamo tornando, ragazzi. Tantissime novità anche per voi. Ciao ragazzi, non perdetevi i prossimi appuntamenti di Milan Insight. Ciao e sempre Forza Milan.